Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioScience.it. Caro Science, come Delvia tu, guarda, neanche Houston abbiamo un problema. E dicevo, ritorniamo come ogni giovedì sera con Social Evolution, come diceva anche la sigla, e vi terremo compagnia da adesso, le ore 22 fino alle ore 23 circa. In questa oretta, cari ascoltatori, andremo a conoscere chi vi ho scovato questa settimana su questa enorme piattaforma chiamata Facebook. E come al solito presentiamo prima i nostri compagni di viaggio. Parto come al solito, sempre da lui, l'uomo che rende possibile tutto ciò e che dà anche il nome al network, Saiuz. Come stai, caro? Ciao Luca, benissimo. No, benissimo non si può dire, dai, insomma, con la mia età, la mia veneranda età, non si può stare bene, insomma, qualche acciacco, qualche dolore di testa, qualche braccio rotto, una gamba spezzata, ma insomma tutto è per il resto no, siamo no, a posto. Sto benissimo. Allora Luca, mi prendo subito la parola, oltre che a per salutare ecco il mio italiano che insomma che fa le bizze, ecco, per salutare, per ricordare a tutti gli amici che questa trasmissione in diretta va a reti unificate su diverse web radio del network, che le nomino tutte: Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio da Modena e ovviamente su Radio Science, sia sul canale normale che su quello classico. In più andiamo sulla web tv di Facebook, se sulla web tv di YouTube e sul canale principale radioscience.it. Con questo è tutto, ti rigiro la palla, vai Luca. Seminando martellini alla domenica sportiva, sai? Dicevo, non abbiamo salutato chiaramente, caro Saius, anche l'assistente alla regia, il nostro testa di caso, che questa sera, come dico sempre, sarà come al solito in un cantuccio a tenere monitorate le varie chat. Ricordiamo sempre le chat che trovate sia su radioscience.it, sia chiaramente anche su Facebook, i commenti e quant'altro, anche perché sarà lui a riportarmi e riportarci insomma le varie domande che faranno dal pubblico, diciamo così. Che altro, sai, su dove andiamo? Ci siamo anche su WhatsApp questa sera? Spero di no, perché il numero non lo ricordo. Lo dico io. 393 78 80 195. Siamo su WhatsApp, scriveteci che girerò tutto al Luca Riello. Vai Luca. Benissimo. Possono anche chiamarci in diretta, caro Saiz? No, dai. No, stasera no, non possono. Anche perché dai, con li ho messi in punizione. Ho messo in punizione i nostri ascoltatori stasera. E va benissimo. Detto questo, caro Saiz, infine ci sono sempre io, come dico, l'ultima ruota del carro, insomma, mi tocca. Adesso basta, insomma, con le solite informazioni di servizio, anche perché sono già passati 5 minuti. E se ti ricordi bene, caro Saiz, mi ero detto la settimana scorsa di non rubare troppo la scena all'ospite, quindi mi sembra anche giusto e doveroso introdurlo. Non ho salutato, vedi ogni tanto questi lampi di genio, non ho salutato l'ospite della settimana scorsa, che ha chiuso un ciclo di puntate, se così possiamo dire, alla Piero e Alberto Angela. Non citerò di nuovo la sua pagina perché è lunghissima, l'ho anche quasi insultato per questo, però no, comunque ci ha fatto molto piacere averlo con noi. Ma adesso direi basta. Siamo a questa sera, giovedì 27 ottobre. Io saluto subito Ivano. Ciao Ivano, come stai? Ciao, bene, mi stavo addormentando, ma meno male, hai fatto giusto a tempo.
Lo so, infatti ho cronometrato, perché secondo me dopo 5-6 minuti mi crollavi, allora meglio tirarti subito dentro. Allora, carissimo, noi ti abbiamo scovato guardando questa pagina che mi ha inizialmente mi aveva effettivamente, come mi avevi detto anche tu, fuorviato, però poi scoprendola, conoscendola, ho visto che facevi delle cose interessanti. Dimmi un pochino come si chiama la tua pagina, passiamo subito al sodo. Ma la pagina si chiama Cinemaniaco, è qualche anno, diciamo, qualche anno per modo di dire, dal 2011 che è attiva, ma in realtà queste cose, diciamo, che le faccio da anche da più tempo, diciamo, da, cioè no, da più tempo, da più, da meno tempo, dal 2012. Esattamente, che tu non recensisci proprio film, perché uno, perché pensa Cinemaniaco, no, potrebbe, questo è un equivoco che si crea molto spesso con gente mi manda messaggi dicendomi, tipo, per esempio, mi manda recensioni di film, oppure promuovere corti, oppure mi scrive nella pagina guarda c'è questo festival, e io all'inizio gli rispondevo guarda non è una pagina di cinema, ora ci ho rinunciato, cancello e a volte blocco, perché si genera questo equivoco dal nome della pagina, purtroppo, perché c'è un motivo, diciamo. Esatto, tu non credi di sentirti in colpa per questa cosa, perché comunque effettivamente anzi, è una selezione per gli idioti, perché io dico come fai, te vai così al buio, vai a chiedere le cose, guarda un attimo la pagina, così capisci, cioè io potrei anche chiamarmi tè al limone, ma se poi faccio tutt'altro non è che puoi dirmi recensiscimi il tè al limone, no, guarda di cosa parla la pagina, dopo casomai si può anche discutere. E invece tra la maggior parte della gente, e tra l'altro anche nella area informazioni, questo tastino che pochi conoscono, infatti tutti dicono ma cosa sarà informazioni, io lo leggo anche, sono anche, perché con questo programma credo sia il minimo al di là del seguito della pagina, e insomma è che nell'area informazioni vedo che è anche bella densa di informazioni, ne dici di tutti i colori, nel senso una che potrebbe racchiudere un po' tutto, che su di me dicono un sacco, cito, su di me dicono un sacco di fesserie, ma adesso non c'è tempo per parlare anche dei difetti. Già, questo secondo me dà un'idea di chi abbiamo questa sera, caro Saiuz, di quale soggetto ti abbia portato questa sera qui con noi. No, effettivamente il nome della pagina è fuorviante, come dicevamo poco fa, perché Cinemaniaco dice insomma è cinema, no? Invece poi scoprendo non è affatto così. Ma perché l'hai chiamata così? Ecco, giusto, l'avete fatto. Allora, non so come sono i tempi radiofonici, se uno deve essere secco, veloce, oppure posso perdere 2 minuti. No, tu puoi, guarda, tu qui sei come se fossimo al bar, quindi diciamo che fino a quando non te ne vai senza aver pagato puoi stare seduto quanto vuoi. Quindi vai tranquillo. Allora, nel 2011 praticamente vedevo che c'è un mio amico, c'aveva questa pagina, che non dirò il nome per farmi una pubblicità gratuita. Ah, giusto. E negativa, dico. Ah, beh, ovvio. E dicevo, e raccattava un sacco di donne. Raccattava, ho detto, ma come fai a raccattare tutte queste ragazze con una pagina Facebook? Tieni conto che io nel 2011 non sapevo neanche che fosse Facebook. E quindi c'è il bello. Per caso, no, mi faceva vedere questo mio amico. Siccome mi era appena lasciato, ho detto, ma sai che io quasi anch'io, no, così, diciamo, per nobili scopi, atavici scopi, oserei dire, sì, insomma, sempre di scopi si parla, sempre di quello. Cosa faccio? Ho detto, ma creiamo una pagina, io cosa potrei fare? Ma facciamo una parodia dei film. Allora, come la chiamiamo la pagina? Ma chiamiamola Cinemaniaco, nel senso cinema, e maniaco si presta a questo doppio senso del maniaco come persona e maniaco anche del cinema. E quindi all'inizio, diciamo, trattavo, facevo delle sorte di meme, sì, delle sorti, non proprio esattamente come quelle che si fanno. Ci provavi, dai. Sì, ci provavo, ma poi era veramente ignorante sull'argomento, cioè era proprio un neofita assoluto. Facciamo, cioè io andavo solo su YouPorn, su internet, ora invece vado su Pornhub, su altre cose. Giustamente, cioè, sei evoluto, giustamente, insomma, la qualità, l'HD, insomma, ci sta. Sì, l'HD, tutto.
Vabbè, insomma, io vado a, insomma, faccio queste cose qui con titoli dei film, tipo, non so, Il furioso coso di Benjamin Sbatte, L'ambulazione da Tiffany, tutti titoli così che si prestavano, diciamo, a questi graziosi doppi sensi. Poi un giorno vedo che tutti questi titoli vengano detti da una radio importante e io ci sono rimasto male, e quindi mi è passata la voglia di farlo. E allora, girando per Facebook, cercando, quando io cercavo di spammare la mia pagina, che all'epoca non sapevo neanche se si riuscisse a spammare, incappai in una pagina che mi folgorò, diciamo, la folgorò. E anche incappai, un termine che effettivamente... Sì, incappai, proprio. Esatto. Su una pagina che mi folgorò, perché proprio fu una folgorazione improvvisa, perché non... si chiamava Amore Maligno, questa pagina, si chiama ancora Amore Maligno. E però all'epoca era molto in voga, e io leggo delle battute bellissime, stupende, che io non pensavo si potessero fare, cioè, perché per me l'umorismo era fermo alla battuta su Berlusconi, la battuta sulla Santanchè, la battuta su Bossi, sempre le solite battute che giravano alla fine trite e ritrite, e invece lì vedevo che le battute erano rivolte a tutti. E quindi io rimasi proprio, ho detto, questo è il mio tipo di umorismo e anch'io voglio fare una cosa così. All'inizio ero penoso, cioè all'inizio vuol dire almeno un anno e mezzo, facevo veramente schifo. Sì. Poi piano piano ho capito il meccanismo e ormai il nome della pagina non si poteva più cambiare, e quindi il nome della pagina è rimasto quello, e però ho cominciato a fare tutt'altro. E grazie anche a pagine come La Fabbrica del Degrado o Age of Man, che è stata una pagina per Facebook, e che mi hanno visto e mi hanno sponsorizzato, e piano piano hanno cominciato a conoscermi. Ah, quindi capite, anche un sparring partner, che parolone, no? Dice, comunque, complimenti, insomma, alla fine, vedi, a volte basta, non basta tantissimo, la buona idea al momento giusto. E tu hai fatto anche proprio una ricerca, tra l'altro, in tutto questo. Senti, prima di mandare un brano, per spammarmi, e all'inizio ci fu un mezzo scontro con quelli di Moro Magno, perché in effetti, cioè, io mandavo i miei film, i titoli dei film, in una pagina che era di una qualità immensa a livello satirico umoristico, e io gli proponevo questa roba che neanche all'asilo si fa. E quindi mi presero un po' per il culo, giustamente. Tra l'altro sono stato anche amico di questa persona che poi ho conosciuto più tardi, giustamente, e anzi mi ha fatto crescere queste prese di culo, e quindi da lì è nato tutto, diciamo. E quindi sì, è vero, è stata una, perché una buona idea, è stata una folgorazione. Io non avrei mai immaginato di mettermi a scrivere battute su Facebook. Esatto, e adesso tra poco, caro Ivano, andremo anche a scoprire, dopo questo stacco musicale, fin dove, al momento, dove ci piazziamo anche a livello di seguito e quant'altro. Prima di mandare un brano, nel frattempo Savitz, giramelo in chat se non me l'hai già girato, ti giro una domanda della chat presente su Radio Savitz, dove un nostro ascoltatore, ciao, intanto ti saluto, presentati anche così vediamo un pochino chi sei, perché sei sotto anonimo, ci dice, gran bella pagina, curiosità delle curiosità, quanti anni hai? Sembri non giovane. Effettivamente, quanti anni hai, Ivano? Se lo vuoi dire. Sembri non giovane, cioè, bannatelo per favore, subito. Chi è? Ah, Federico. Quanti anni ha? 39, Federico, intanto. 39, ok. 39, ma portati divinamente, quando mi senti parlare sembra che ne ho 15. No, ma infatti, cioè, complimenti, tanto di cappello, guarda, tanto di cappello. Adesso che arrivano, intanto ciao Federico, che era il ragazzo in chat, vedo che si è presentato. E, caro Savitz, quindi mandiamo il primo brano di questa sera, dopo essermi incespicato più volte la settimana scorsa con il brano inglese, finalmente ho trovato una band italiana, e questo mi piace. Certamente, certamente. Dicevo, questi brani, diciamo, gli ascoltatori, sono estrapolati da Jamendo, che è una piattaforma Creative Commons, quindi libera e fruibile a tutti, e che vedo che di tanto in tanto, anzi abbastanza spesso, ci porta veramente dell'ottimo materiale, anche in chiave qualitativa. Sono stato bravo, sai, sono detta bene, ho fatto un bel spazio. Sorbole, sì. Ok, perfetto. Andiamo quindi il brano, scusa, la band è Delitto su Carta con Coma. Partito il brano, vai! Coma, è stato bellissimo, ok? Su
adesso che ho le risposte, vorrei avere altre domande. Anche nel buio continuo a cercare, posso cadere o volare. Sono vado tranquillo, caro Saius, ritorniamo in diretta sempre su radiosaius.it e su tutte le piattaforme che, come dico sempre, amplificano la voce del caro vecchio e grosso Saius. Ritorniamo con Cinemaniaco, con Ivano, che appunto ci stava raccontando come è nato sia il nome ma anche qual è stato questo percorso che l'ha portato ad avere questa pagina che, zitto zitto, come dico sempre, riscuote un bel po' di successo. Quanto siamo arrivati, Ivano, come like, anzi likes? Come fans o come like? Cioè, come seguito, ecco, mettiamola così, come ma seguito. Come seguito, diciamo, c'è scritto quasi 61.000. Ma io non mi fido. Poi quelli che la seguono realmente non lo so quanti sono, anche perché gli algoritmi di Facebook pensano bene di oscurarti quando comincia ad andare bene, e se vuoi andare meglio, cioè se vuoi avere un minimo di pubblico devi pagare. Ora io, se volevo pagare per avere il pubblico, esatto, cioè, diciamo che non esiste per me, cioè per me è divertimento, non deve essere, esatto, una prostituzione intellettuale, insomma, no? No, infatti, anche Mourinho. Esatto, pure queste citazioni calcistiche. Senti, sì, che non è Mourinho, però come? Anche lui l'ha citata, vabbè. No, dico, anche Mourinho ha citato la prostituzione intellettuale. Non mi chiedo di chi è, perché faccio una figura di merda che non me lo ricordo. Infatti, non è il caso, infatti, ma magari evitiamo, no, scherzo. Senti, ma tra l'altro vedo che anche come post, non sei uno che pubblica tutti i giorni, perché noi abbiamo avuto, sai, in queste puntate veramente abbiamo spaziato in lungo e in largo con gli ospiti, dai fan di Star Wars a quelli di Piero Angela la settimana scorsa, con anzi Alberto Angela. Siamo tutti fan di Piero Angela, tra l'altro, bravo, siamo tutti figli di Piero Angela, secondo me, ma cioè, veramente abbiamo spaziato in lungo e in largo. Però una pagina come la tua effettivamente usa pochi meme, poche immagini, ma tante veramente battute secche. Questo anche che mi ha un pochino colpito. E vedo anche che non sei uno che pubblica, diciamo, quotidianamente. Noi abbiamo avuto veramente pagine che erano attivissime da questo punto di vista. Tu effettivamente le cose forse veramente ci ragioni molto, anche perché effettivamente quanto tempo dedichi alla pagina, però, in sintesi? No, cioè... ti spiego perché solo battute secche e perché no tutti i giorni. Allora, io fino a un paio di anni fa tutti i giorni pubblicavo,
Mm-hmm. E, però non avevo il profilo, perché ho dovuto fare, cioè ho voluto, ora sembra quasi che sia una partante, ho voluto sì. fare il profilo per, diciamo, provarle anche lì le battute per vedere se andavano, per il fatto che da un po' di tempo la portata, diciamo, se te floppi una battuta non fa nulla, due non fa nulla, se cominci a floppare due, tre, quattro battute di fila rischi di sparire proprio sì. da Facebook, cioè anche se hai una pagina enorme non ti vede sì. nessuno, certo. perché ovviamente la fanbase, quella più fedele, diceva questa comincia a scrivere stronzate, andiamo da un'altra parte, giustamente, perché è una cosa che faccio anch'io con le altre sì. pagine, sì sì sì, un po' di scrematura, e... anche no? sì. infatti mi sono anche cancellato una volta dal cinema, io ho detto ma guarda questo che cazzo scrive, e poi mi sono ricordato vero io, vabbè, e quindi mi sono rimesso. Cioè, allora cosa faccio? Anziché la quantità prediligo la qualità, sperando veramente di raggiungere l'obiettivo, perché poi non è sempre automatico che se nel profilo la battuta va forte poi anche nella pagina va forte, non è una cosa così automatica, però diciamo che 8 volte su 10 funziona così. Quindi allora, anziché pubblicare tutti i giorni e magari anche venire a noia alla gente, preferisco farmi attendere che diciamo essere troppo inflazionato, modo che la gente aspetti la battuta, no? Oh che palle, anche oggi c'è la sua battuta, via, basta, oscuriamo la pagina, leviamoci di qui. E il discorso delle battute secche è perché faccio tutto con il telefono, diciamo che non avendo voglia di mettermi a computer, perché tanto anche problemi di linea, perché il posto in cui abito io è veramente in mezzo ai lupi, sì. E quindi diciamo mi ci vorrebbe una fibra ottica o addirittura una connessione satellitare, e quindi metter lì, perdere tempo per fare le immagini o fare altre cose, diciamo che non ne ho molto, e quindi prediligo la battuta, anche magari anche nel tipo di umorismo che si presta più alla battuta, al micro racconto umoristico, che all'immagine, che magari è una cosa un po' più sì, giovane, sì. mentre io non sono non giovane, come dice il vostro fan che sto cercando per bannarlo ovunque, bannare la vita. E quindi diciamo i motivi sono questi: qualità anziché la quantità, e appunto perché sono più portato a fare la battuta che a fare l'immagine, i motivi principali. Ho capito, insomma, diciamo che mi fa piacere che comunque alla fine dai, cerchi sempre di dare, nonostante tutto, una spiegazione esaustiva, mi piace. E ti chiedo una cosa, anzi guarda, ho sentito adesso in cuffia che ho sentito il tunf della chat, perché la chat di Radio Salius fa tunf, e sempre sì, dalla chat sembra un anonimo che dice cerchi collaboratori, perché effettivamente il lavoro inizia a diventare anche pesante, secondo me. Io cerco collaboratrici, perché altro. Vabbè, cioè, punci, no, punci, punci, punci. Non è il caso, stavo cercando una trasmissione. Non è arrivata male. Hai sentito male. Che fai con quella scopa? No, non ne cerco. Cioè, non, perché il tipo che, di cose che faccio io non ne ho bisogno. Cioè. Però grazie comunque. E poi forse qui magari mi allaccio anche al rapporto con i fan, forse i fan della pagina qualcosa magari ti passano, no? Nel senso che ti mandano qualche battuta loro da pubblicare o no? Allora, fino a non tanto tempo fa facevo una rubrica appunto per soddisfare, diciamo. Scusa se ti interrompo, ma c'è uno che dice posso travestirmi da collaboratrice se serve, questa è presentati almeno, magari facciamo ti troviamo allora, adetto magari pagina. Che si depili, che si almeno depili. Almeno che si depili. Due, sì, io sono molto esigente da un certo punto. Urca pure. Senti, stavo raccontando piuttosto. Come dicevo prima, sono per la qualità, quindi la prestazione, diciamo, per me conta molto. Fino a 20 anni guardavo, diciamo, la bambolotta caruccia, verso la mia età quasi 40 si comincia ad andare più al sodo, ecco. Ok, perfetto. Cioè, io comincio ad andare più al sodo, però non sono ancora 23, non possiamo andare oltre, diciamo.
Va tutto qui, ok. Senti, mi stavi raccontando qualcosa, poi ti ho interrotto. Comunque era Piero da Piero da campo. Dimmi, dimmi. Cosa stavo dicendo? Vabbè, in tutto questo, no, stavamo dicendo, dunque, abbiamo parlato di qualità, prima cosa, abbiamo parlato di collaboratori. Sai, se tu riesci a riprendere il filo con noi, tanto meglio. Sì. Ho perso tutti i fili. Va bene, va bene, non è un problema, quindi vuol dire che non era importante alla fine, scusami. Se ci no, è vero, quando uno si scorda le cose non è importante, come quando mi scorda mia nipote in autogrill per 2 giorni. Ah no, scusami, il rapporto con i fan, nel senso se ti passano del materiale e quant'altro. Ah sì, scusa, è vero, hai ragione. Ed, no, io sembro... dicevo, avevo fatto una rubrica apposta per, non solo per i fan, ma per gli autori più bravi che conoscevo sul web, su Facebook, e che mi piacevano le loro battute, sia da town allo stile della mia pagina. Io una rubrica una tantum, cioè poteva essere una volta a settimana, una al mese, una ogni 3 mesi, facevo questa rubrica e la mettevo in pagina, e quindi la gente era stimolata a mandarmi battute. Ora è tanto che non lo faccio perché ho sempre meno tempo, diciamo, per seguire cose diciamo in più alla pagina, e faccio già devi assumere a stare dietro alla pagina. Esatto. Se singhiozzo perché ci ho bevuto l'acqua ora e mi viene un po' su. non è acqua, di la verità, va bene, dai. No, diciamo no, che io non voglio deludere le fan, ma io non bevo, non fumo. Cioè tu sei tutto così naturale, proprio stai dicendo. Sono questo, tutto così naturale. Cioè, come mi disse un bravo autore, tra l'altro collega, che abbiamo fatto stand up, insieme, fa: ma davvero non ti droghi e scrivi quelle cose? Complimenti, davvero. C'ha ragione, però c'ha perfettamente ragione. Allora, tornando invece a noi, sempre a proposito di fan, ti volevo chiedere anche com'è questo rapporto, perché prima ti ho chiesto se ti passavano materiale, adesso ti chiedo invece come commentano, perché un pochino ho seguito non solo ciò che scrivi ma anche i commenti, e vedo sempre che no, qualcuno segue il tuo filone, qualcuno meno, qualcuno magari ti segue e basta, qualcuno invece vedo che non è proprio d'accordo con quello che dici, anche magari con battute un po' pesantucci, diciamo così. Sì, perché diciamo la verità, tu non è che ci giri tanto intorno, tu ci vai, no, ok, te la prepari, diciamo, prima che... vai, sì, vai. No, infatti non sono così, diciamo, critico nelle cose. No, a volte è successo con post molto pesanti, molto che riguardano anche cose, magari ti faccio un esempio, una cosa che andò su Spinoza, che poi andò anche sul sito della Repubblica, sul male, su nella rubrica online di D'Agostino, insomma andò un po' da tutte le parti, sul Fatto Quotidiano, che quello me ne vergogno un po' di essere uscito lì, e una battuta che feci ai tempi diciamo delle stragi in Francia, al Bataclan e tutto intorno, fece una battuta ma la gente non capì, ovviamente, ma la fai apposta sapendo che la gente non capisce, perché se la gente capisce non c'è bisogno di fare la battuta, cioè è molto semplice. La logica, allora, non vorrei stuprarla la battuta, perché così a memoria io davvero scrivo le battute, le mie, ma me le scordo, però magari mi ricordo tutte quelle degli altri che mi sono piaciute, cioè questa è una cosa che mi hanno detto, è normalissima, mi hanno detto, però vabbè. E la battuta era questa: stavo per farmi il bidet, poi mi sono fermato perché mi sono ricordato che siamo di nuovo tutti francesi. Ovviamente non ti dico quello che mi hanno detto, fatti il bidet con l'acido muriatico, vabbè, ti introduci, però vedi, è anche stimolare a battute carine, perché questa non era male, come controbattuta, però si scrive apposta perché non si capisce la battuta. Sì, no, ma un certo tipo di battuta, questa era satira, ecco, non sì, era esatto, un umorismo controverso che tratto di solito, questa era satira. E anche in certo modo politica. E sì, no, perché poi ultimamente sui terremoti hai fatto una battuta che è molto vicino anche alla politica, se l'ho vogliamo. L'ho fatta insieme a uno di Spinoza, tra l'altro, cioè mi aveva ispirato una cosa che voleva. Posso dire che hai portato anche sfiga, tra l'altro, perché tra l'altro neanche la settimana è. Ah, non è, no.
tutto, ma che ricorderemo sempre le vittime dei terremoti perché vivranno sempre sotto forma di accise. Sì, ma perché veramente hai fatto tanti spiega, poteva andare peggio, parliamoci chiaro, è andata meglio della volta prima. Comunque non ci sono vittime, esatto. Non ne ho, quindi, diciamo, forse se non facevo la battuta vabbè, adesso non fai questi ragionamenti. Senti, no, se entriamo in questo tipo di ragionamenti è valido tutto. No, infatti, no, questa battuta nessuno si è incazzato, mia moglie è stata abbastanza deludente, però si erano incazzati per quella prima di dei ragazzi di Amatrice che tornano a scuola, finalmente posso tornare sotto i banchi. Però, questa è sicura. Qualcuno si è arrabbiato, però io ci sono diversi tipi di persone. Io con tanta gente che si è arrabbiata e ha commentato in malo modo, adesso ci sono amico, per dire, perché ci sono persone a cui vale la pena spiegare, perché non è anche il perché di una battuta, ma perché è inutile spiegare la battuta, ma lo spirito con il quale viene fatta la battuta. E allora capisce, se una persona è aperta, non ha pregiudiziali, capisce. E allora ci sono diverse persone che adesso sono fan spregatati e all'inizio dicevano che ero, non so se si può dire pazzo di mezzo, insomma. No, beh, cioè, no, a queste brave, l'hai detto con, non in slow motion, in fast motion, no, perfetto. No, e quindi diciamo che, se ti abbiamo anche invitato, nel senso che, e poi a proposito, grazie che hai accettato anche l'invito, perché poi stavo guardando il Palermo, però non è che fosse proprio la partita dell'anno, ecco. Infatti, quindi va bene, dai. E, dicevo, è anche perché effettivamente ciò che tratti è anche come viene trattato, eccetera. Leggiamo veramente la satira, l'ironia, quella giusta e quant'altro. E guardando fare una domanda a me, ai fan, no? Alla gente che scrive lì, secondo loro è peggio una battuta, fa più schifo nel senso morale proprio del termine, una battuta che cerca di sfruttare una tragedia sembrando te che scrivi la battuta bravo, buono, di sentimenti nobili, e invece non lo sei, stai facendo il ruffiano, il leccaculo, oppure fare una battuta che fa male, che colpisce, che però un attimino, ti fa, ti scombussa un po', perché se non colpisci, non scombussoli un po', a volte non sciocchi. Dov'è allora lo scopo di fare la battuta? È fine a se stesso, allora. Infatti non ha più senso. A proposito, Ivano, non so se hai notato, sono le 22:35, che vuol dire che abbiamo già superato il giro di boa, che vuol dire che, non so se ci hai fatto caso, stiamo andando. Già ti sei rotto le palle, basta, adesso chiudo tutto perché non ce la faccio più ascoltare. No, scherzi a parte. No, mi fa piacere che vai veramente Gagliardo, perché ci dai veramente tanti spunti e anche tante informazioni sulla pagina, ma non solo. Però giustamente facciamo anche un attimo rifiatare gli ascoltatori, mandiamo un brano questa sera, comunque sai, ce ne manderemo pochissimi, credo che questo sarà il penultimo secondo me, e mandiamo quindi subito un brano, caro Saius, che ecco qua, è arrivato sempre Delitto su carta, questa band italiana, La tua età. Vai Saiuzzolo, partito. La tua età sa di fragole e miele, la tua età non ha visto che il sole, di parole che non han senso ma portano dentro una sana utopia. La tua età è profumo di mosto, la tua età è il caldo d'inverno, la tua età momento che gli anni passano in fretta.
riuscivo. La tua età è un pensiero erotico. La tua età si vive di notte, perché il buio annulla le ore che passano. E mezzo e si ritorna in diretta, rieccoci qua, sempre Social Evolution. E ragazzi, abbiamo mandato l'ultimo stacco musicale prima della fine della puntata, manca ancora un po', e adesso mi sembra, caro Sario, c'è anche il momento di fare un po' di spazio marchette. Senso spazio marchette, non tanto, scherzo, sempre non tanto per noi, ma chiaramente con Cinemaniaco. Io, andando un pochino Ivano a scoprire, a conoscere la tua pagina, mi sono anche documentato, anche se forse dire documentato è un parolone, e difatti vedevo che tu sei entrato in questo vortice di Macchia Nera, macchianera.net o qualcosa del genere. Raccontami un pochino come sei arrivata a essere finalista, cos'è, miglior battuta se non sbaglio. Sì, no, è un mistero, in effetti è un mistero. Beh, perché nessuno se lo spiega. Io sapevo che bisognava candidarci e io non mi sono candidato perché tanto soldi non te ne danno. Candidato inconsapevole, cioè, praticamente. Sono a mia insaputa, come scrivo. Insaputa, ma va di moda saputa, questa cosa. Tanto, sì, infatti, no, ma infatti c'era chi mi prendeva in giro, anche gente brava, diceva sì, a tua insaputa. Poi invece chi ne capisce mi ha spiegato che quest'anno erano loro che andavano anche a scegliere. Spero di non dire una cazzata, così ho capito. Però sono l'unico, diciamo, che non fa parte di nessun collettivo di satira in finale. Cioè, c'è Lercio, come tutti gli anni, c'è Spinoza, e poi non so chi c'è. C'è la Bufala, che tra l'altro. E tu mi stai dicendo che te la stai. Cioè, mi stai dicendo che te, Ivano, te la vai a giocare con Lercio, Spinoza e quant'altro. No, ma. Cioè, è come. Cioè. No, cioè, come è tutto in mano. A Torino con la Juve, dove andiamo? se i tuoi fan vogliono farmi vincere, farò come Bob Dylan comunque, perché io non ci vado a ritirare il tempo.
Però se vogliono, nel senso, un gusto me lo darebbe, però non è che ho fatto. Senti, ma per ma tecnicamente uno, se volesse tipo votarti, com'è? Sono già aperte le votazioni? Come funziona? Sì, no, fino al 26 novembre vanno nel sito dei Macchia Nera Internet Award, spero di dirlo bene. Sì. Purtroppo ho fatto francese a scuola. E va nel sito di Macchia Nera, ci sono le categorie, deve votarne almeno 10, perché sì, sennò il voto non è valido. Inserisce la sua mail per appunto accedere al sito e vota. Sì. Ovviamente nella categoria, mi sembra che io sia nella categoria 19, e deve votare la miglior battuta. Si renderà conto che la mia è effettivamente la miglior battuta. Ah, ok, c'è una logica, un pizzico di modestia. Sì, no, in effetti ci sono delle battute carine, battute belle, però diciamo una cosa che mi stupisce quest'anno è che ci sia una battuta bella anche, perché di solito anche 2-3 anni fa finì in finale, vabbè, un po' cacofonico. Sì, e con una battuta orrenda, cioè decisamente orrenda, ma finì lì perché era una battuta a sfondo politico, non per la qualità. Ah. Appunto, perché io questo premio diciamo che non lo prendo molto seriamente, però quest'anno, appunto perché ci sono io in finale, ci sono anche delle belle battute. No, sto scherzando. Senti, è decisamente la migliore. Senti, prima di farti un'altra domanda, che da un po' che volevo farti, solo che qua ragazzi la serata sta volando questa sera, quindi dammi un attimo voce anche alla chat. Un nostro anonimo che dovrebbe essere Piero da Carpi, sì, non sto guardando. Uomini, vabbè, okay. Sì, ma infatti stiamo diventando una radio San Francisco, sì, una radio, vabbè. San Francisco siamo. Senti, sempre più friendly. Senti. Mi chiedono due cose: la prima di dove sei, la seconda è se ci sono collaborazioni con altre pagine oppure se ci saranno. Allora, la prima, allora, sono di Pisa, Marina di Pisa per l'esattezza, però non abito più lì da un pezzo, abito fuori per lavoro. Sì. La seconda, io collaboro con una pagina che però al momento non è attiva, Social Virus, che si chiamava HIV, insomma non è un nome bellissimo, però era si chiama così, te lo devo dire così, non è che posso girarci. Vabbè, no. Perché non è attivo? Non ho capito. Perché penso non è che si sia rotto le palle, ecco, si è rotto un po' coglioni, quindi la data via la pagina, perché ha ragione, perché su Facebook ci sono sempre più restrizioni, ti segnalano di tutto, tanto non puoi più fare niente, cioè io devo inventarmi, devo fare dei giri assurdi per dire la stessa cosa, se la dicessi in maniera diretta sarei segnalato. Devi ingegnarti, questo però c'è il gruppo di ti fa ingegnare, però insomma c'è il gruppo di Social Virus, tra l'altro. Dicevo, scusami, c'è il gruppo di Social Virus, tra l'altro, quindi c'è il gruppo che anche quello è stato disattivato, perché credo abbia dato via la pagina. Fantastico. Ha dato via la pagina, e quindi no, però collaboro con la fabbrica. E poi anche Oggi si tromba domani, che fa sempre parte del circuito, sì, della fabbrica. Poi Boom, Sei stato frenzionato, che fa sempre parte, sono pagine importanti, poi, comunque, insomma, non sono proprio l'ultima pagina. Pagine che sono, insomma, hanno i loro perché su Facebook, e anche una pagina collegata, ora non mi ricordo come si chiama, ma aveva chiesto se poteva spammare le battute, gli avevo detto sì, che un po' di pubblicità non è che la rifiuto. E poi ovvio, se mi viene una pagina che è zeppa di moralisti e chiede di spammare la mia battuta, ci penso due volte, perché poi quello che mi porta in pagina è gente che non gli va bene quello che scrivo, insomma. Ok. E quindi preferisco, allora dico di no. E insomma, la pagina mi sembra sia collegata sempre a Sesso e Droga Pastorizia. Sì. Però non mi ricordo il nome della pagina. Altra paginetta, insomma, piccolino, ho capito. No, sempre... ma non è che è Sesso e Droga Pastorizia, ma ecco. No, ho capito. Sì. E tu con tutte queste battute, gag e quant'altro, fai anche delle serate, se non sbaglio. Sì, io sbaglio. Non ti sbagli, bravo, ti sei preparato bene, complimenti, ti sei definito bene. Io aspetto sempre il consueto, la provvigione. Io ero partito a fare stand up, si chiama così,
perché dire monologhista non è figo altrettanto, con Stand Up Comedy Italia, che è di Nicola Seleno, uno che ha praticamente dato molto spazio alla stand up, soprattutto nel nord Italia, e che la mia idea era quella, cioè io volevo solo chiedere: c'è qualcuno che fa stand up a Pisa, in Toscana? Lui mi ha proposto di farla a me, ha detto, ma io non ci sono mai salito su un palco, quindi insomma lo facevo teatro comico demenziale, ma insieme ad altri facevo, come dire, rappresentazioni parodistiche, ma la roba a chi ha giù terra terra, cioè bisogna anche scavare, ecco, non terra terra. E però è andata bene quella serata a Pisa del 30 aprile, è venuta gente anche da fuori Pisa, chissà chi si aspettava, vabbè. E poi altre serate a Milano con Marco Tajani, che è un regista, attore, professionista molto bravo, sì, col quale avevamo un gruppo che si faceva, si scriveva un po', diciamo, le menti migliori sì, creative del web, più me, si scrivevano sì, cose appunto, poi da far dire a Marco Tajani, da fargli fare i video o da farli, da farlo appunto sulle serate nelle varie località. E io sì, adesso faccio delle serate, poi se vuoi sapere dove vado prossimamente, ve lo dico. Aspetta, e... senti, ma dov'è che vai? Dove possiamo ammirarti prossimamente? Allora, più che ammirarmi, sarebbe meglio che io stessi dietro una tenda e parlassi e basta, però non si può fare, e quindi a Palermo il 19 novembre. Il teatro okay. Crystal, che non è un cinema porno, anche se il nome e infatti sembra. Sai che mi è venuto questo flash di un cinema Modena che si chiamava poi collegato a me, non può che essere così, dice, no? Infatti sai, ho fatto 2+2 poi, non è che è il punto, però stavolta non è venuto 4 comunque. Sarò lì con Valerio Coscetti, alto bravo, tra l'altro in competizione finale Macchia Nera con me per Lercio, e Mario Raz, che è anche lui molto bravo come stand up, lui professionista, insomma. E saremo al Teatro Crystal alle 21:15, mi prenderò il derby Milano Inter e Avellino Pisa alle 3, ma vabbè, pazienza, finirà a fare uno sforzo. Vedi, comunque, cioè, fare stand up comedy, cioè, non è poi così facilissimo, perché comunque sono dei monologhi, no? Cioè, nel senso che sì, io me li scrivo personalmente, e io, cioè, faccio autore anche ad altre persone, tipo sì? Collaboro con Nando Timoteo, è quello che ha, mi vergogno di dire Colorado, però vabbè, ormai l'ho detto, però infatti lui è bravo, è scappato. Sì, lo so, a quest'ora si può dire Colorado? Sì, ok. Sì, sì, dai. Solo perché abbiamo superato. E collaboro con lui, cioè, ma scoperto lui, cioè l'ha trovato lui sul web, come hai fatto tu, e con lui e con altri per cui scrivo battute, testi che non vanno su Facebook, ovviamente, perché devono essere inedite. Ho capito. E comunque sì, non è facile, dipende dalla dose di faccia a culo che hai. Bravo, infatti. Se non te ne frega niente della tua reputazione, e come diceva Schopenhauer, per far vedere che sono colto, infatti, no, mazza, per far vedere che sono Schopenhauer, che non mi ricordo dove giocava, e che diceva appunto che la reputazione è una cosa che interessa agli altri. Spero di dire bene, sì, ti sei preparato, stronzata colossale, però, anche questi finti aforismi, anche questi finti aforismi te ne esci, di aforismi più che altro. Senti, mamma mia, senti un po', sempre perché a me piace sentire anche le domande che gli arrivano dalla chat, e qui vedo che ci chiedono se è un gruppo, e poi un gruppo inteso sulla pagina Facebook, chiaramente un gruppo chiuso o qualcosa del no, genere. No, perché se c'è. Sono da solo, io i gruppi li faccio nelle ville il sabato sera, ma non posso dire di che genere perché è molto privato. Non sarebbe carino. Non sarebbe carino. Senti, un anonimo ci dice carino. Anche Forza Fiorentina, qualcun altro. Dì all'anonimo che se lo può andare. No, va bene, ci ho stato a porta al fantacalcio, va bene. Ah sì, va bene, solo per il fantacalcio. Ma questa sera mi solo dice il fantacalcio. Stasera mi dicono che ti sei andata anche bene, che... comunque mazza, come stiamo già alla fine. Sai, visto che ti ho portato questa sera, che questa sera veramente ti abbiamo tenuto in un angolo, carissimo. Certo, ci sono stato bene in un angolo tranquillo ad ascoltarvi.
ma tranquillo, non mi sono addormentato, di solito dormo, però questa volta non sono riuscito a dormire. No, perché Ivano fa troppo casino, parli troppo. Comunque sai, se visto troppo. Questa sera l'ho fatto fare tutto a lui, io non zitto, sono stato. Certo, perché... allora. Infatti, non lo pagherò stasera Luca, no, niente paga Luca. Mi dai lo stipendio, vado. Perfetto. Senti, caro Ivano, insomma, questa pagina te la stai curando da solo, un casino di fan, un casino di seguito. Sei attivo, addirittura ti spediscono come finalista a Macchia Nera, insomma, cioè veramente di ogni, oltre a quelle serate che fai in giro per l'Italia. Però adesso cosa pensi di fare col futuro? Nel senso che questo è un mestiere ormai, o no? Cioè, cosa farò da grande? Cosa fare da grande? Insomma, non sei più un giovane. Quindi come la fare crescere questa pagina, che progetti hai, insomma? Ma io ho sempre pensato che le cose vengano naturalmente, finora tutto quello che ho avuto è venuto naturalmente, anche gli insulti, infatti dico le prese di giro. Se mai posso consigliare magari a quelli che sono un po' permalosetti, che scrivono le battute, che si offendono se qualcuno magari li massacra, anche giustamente. No, ora parlo così, sembra che abbia qualche contenzioso, no, è perché parlo per me qualche anno fa, quando io appunto ci rimanevo un po' male, che non è vero che sono le critiche costruttive che ti aiutano a crescere, ma soprattutto quelle che tendono a distruggerti, perché se superi quelle, allora diciamo cresci in consapevolezza dei tuoi mezzi. Ecco, quindi è un piccolo consiglio non richiesto, presuntuoso, che mi sento di dare. Però a quest'ora te lo concediamo, dai, te lo concediamo. Sì, per evitare anche la tua domanda, perché non so cosa farò da grande. Io tutto naturale e vediamo. Stai cosa girando. Succede, vediamo. Vivi la giornata. Vediamo cosa succede. No, vivi. Perché la giornata vivo, cioè sapendo che se faccio questo succede questo. E se non succede non posso fare niente, non dipende certo da me, io sta a me farlo succedere, io ci provo, però non è un'ossessione, ecco, cioè, comunque ho un lavoro e quindi sì, sempre in piedi. No, è su questo, diciamo che. Senti, intanto, visto che sei al telefono, immagino che il tuo orecchio sarà diventato viola, secondo me. Ormai dopo... si è fuso col telefono. Si è fuso, hai fatto tutt'uno. Sei una figura mitologica, metà persona, sì, metà telefono. Sì. E dal momento che, insomma, dai, tra poco ti giuro che ti lascio mandare, siamo quasi alla fine, stai tirando gli ultimi, no? E piuttosto, una cosa che noi facciamo sempre alla fine di ogni puntata, generalmente io nel fuori onda lo anticipo all'ospite, questa sera no, perché non c'è stato forse tempo e altro. Noi vai da bastardissimo, no, vai da, questo è, per te è facile, secondo me. No, semplicemente noi cosa facciamo? In questo percorso, per me siamo arrivati alla 14ª puntata di Social Evolution, questo programma pensato da me, pensa a me che roba partorito, in questo programma andiamo, come hai visto, a conoscere veramente chi c'è fisicamente, no, dietro a una pagina Facebook, come può essere la tua o quella di tante altre persone. E nel tuo caso sei solo tu, in altri casi gruppi di persone e quant'altro. Insomma, ci ha fatto anche piacere un pochino vedere come è cresciuta, quando sei incappato, no, nelle prime critiche e quant'altro. Questo ci piace molto. Insomma, noi continuiamo questo percorso che facciamo con questo programma. Chiaramente noi ogni settimana abbiamo un calendario con dei vari appuntamenti, ma se tu volessi sentire, ascoltare un altro amministratore o altri amministratori di pagine Facebook, chi mi consiglieresti di invitare? Poi chiaramente io vedrò anche di invitarlo, se poi chiaramente saranno disponibili. Chi vorresti sentire qui su Social Evolution? Nessuno. No, veramente ce ne sono tanti per la testa ora. La fabbrica l'avete mai sentita? La fabbrica, parli del degrado, stai parlando? Sì, scusa, ormai è confidenzialmente la fabbrica. Allora, ti guarda, per questioni anche logistiche e pratiche, di essere sincero, le pagine così grandi non le abbiamo ancora invitate, perché è una cosa per la quale dobbiamo anche essere, tra virgolette, pronti, nel senso che devo avere anche una squadra di persone che risponde ai vari commenti. Visto questa sera la chat sono arrivati diversi messaggi e siamo riusciti a gestirli in mezzo alla chiacchierata.
mi rendo conto che non sarebbe così facile con pagine così effettivamente grosse, però sicuramente è in lista, ecco, diciamo così, non solo loro. Allora ci sono, ti do un altro consiglio: potresti sentire Uomo Mordecane, per dire, alla quale inizialmente mi sono ispirato, faceva parte degli amministratori di Mori Marigno. Lui è un consiglio che ti posso dare, questo, che sulla diciamo qualità che lo... si va sul sicuro. No, perfetto, no, ci fa piacere, così vedi come passi il testimone, ecco, diciamo sì, così. No, vabbè, allora... sono io figlio di quella pagina, ecco, non lui. Infatti. No, beh, sì, dico, passi il testimone come chiaramente ospite di questo programma. Sì. Era ovvio. Carissimo, come vedi, siamo già alla fine. Io ti lascio a questo punto la parola se vuoi salutare anche, come giusto, no? Facciamo un pochino i finti seri, no? Salutiamo chi ci ha seguito, magari se vuoi ringraziare qualcuno in particolare o non so. Dai, ti lascio questi ultimi minuti per fare un saluto generale, se ti va. Ma vabbè, saluto tutti i vostri ascoltatori, e non so quanti saranno, e poi ringrazio magari coloro i quali si sono prodigati, diciamo, per farmi conoscere a un pubblico un po' più vasto di quello che ero abituato. Quindi ringrazio appunto le pagine come La Fabbrica del Degrado, Age of Man, che ha riaperto i battenti da poco, e quindi nelle persone, non so, ha un nome così che lui ci tiene ad essere anonimo comunque, sì. Mario Rossi, Davide Cerisola, che il quale lui mi segnalò appunto alle pagine grosse. Poi ringrazio gente che mi ha sempre sostenuto, come Necchi e tantissime altre pagine che hanno significato tanto per me, come Umore Maligno di qualche anno fa. Sì. E poi non so più chi ringraziare, magari ci sarebbe, ma sicuramente adesso non mi viene. Cioè, diciamo che la lista vedo che è abbastanza lunga. Perfetto. Beh, no, ma insomma, dai, diciamo che caro Saius, allora dai, come al solito ti passo la parola anche a te, perché immagino vorrei salutare Ivano di Cinemaniaco e tutti gli ascoltatori. Certo, volevo ringraziare Ivano per mi hai fatto passare, come altre puntate di Social Evolution, una piacevolissima serata, insomma, ascoltandoti. Non c'eri altre volte. Volevo solo dirti una cosa, Luca, forse prima ha sbagliato a farti la domanda, perché invece di dire a chi volessi passare il testimone, chi vuoi passare il testimone, qualche amministratore, doveva dire la parola magica, qualche amministratrice, insomma, qualcosa del genere. Se è la domanda, sì, che è stata un po'. Quindi... No, perché... sì, ma a questo punto andiamo a abbiamo tenuto botta un'ora, decadiamo. Degrado assoluto. Dopo le 23 io non rispondo più di me. Ecco, sono le 23 in questo momento, quindi prendere gol al 90esimo. No, vabbè. Grazie, perché... Ivano, cioè, verrò a trovare anche la tua pagina, perché io frequento non molto Facebook, più Luca e anche lui, il regista Ugo, se non sbaglio. No, Luca, se non sbaglio Ugo che viene, no, per vedere, come ho visto tutte le altre pagine delle persone, insomma, degli amici che abbiamo avuto ospiti qui in trasmissione, perché poi dopo la chiacchierata mi incuriosisco, e quindi devo capire, insomma, è tutto là. Bene, oltre a salutare Ivano, voglio salutare e ringraziare gli amici della chat e, come dico sempre, a tutti gli amici del condominio di Radio Saius. Luca, io, per me è finita, insomma, non dico più niente, mi taccio. Taccio. No, perfetto. Caro Ivano, vabbè, come dico sempre alla fine di ogni puntata, grazie per la tua disponibilità per questa chiacchierata qui su Radio Saius. Insomma, abbiamo conosciuto anche te, quindi ti annovereremo come tra gli amici, tuo malgrado, di Radio Saius. Questo ci fa molto piacere. Grazie a voi, perché è utile questa vostra trasmissione per far conoscere le pagine. Quindi non ce l'ha pensato nessuno, quindi è una bella idea.
Eh sì, diciamo che dai, nel nostro piccolo facciamo abbiamo tanti programmi interessanti, lo dico qua ovviamente tiro acqua al mio mulino, però effettivamente delle cose interessanti. Questo qua è un pochino più leggero, più anche curioso, ecco. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e quelli che ci seguiranno anche sul podcast che sarà disponibile direi domani sul canale YouTube, che non l'abbiamo proprio citato, di Radio Saiuz, e ovviamente anche su Facebook, perché direi Saiuz che hai utilizzato anche la diretta Facebook, che non ho proprio guardato, che ero impegnato a seguire la chat, e saluto chiaramente anche i ragazzi che in chat ci hanno scritto e ti hanno fatto un po' di domande, ci fa molto piacere, grazie. Caro Ivano, noi ci aggiorniamo, anzi lo dico agli ascoltatori, poi se vuoi seguirci anche tu ci fa chiaramente piacere. Noi, caro Saiuz, ritorneremo non giovedì prossimo, perché udite il sottoscritto non c'è, e quindi non mi andava di portare una ragazza, Priscilla, a sostituirmi, perché poi dopo, capito, gli ascoltatori potrebbe escludermi dalla conduzione di questa trasmissione. Ritorniamo quindi, carissimi, il giovedì seguente. Non ho sotto mano il calendario, quindi non so nemmeno che giorno sia, quindi ci vediamo tra 2 settimane. Caro Ivano, caro Saiuz, cari ascoltatori, ciao e da Radio Saiuz meglio ancora, e ci vediamo tra un bel po', secondo me 2 settimane piene proprio di pausa. Benissimo, li avvertiremo insomma quando sarà il momento, va bene? Ah, sai, se tu volevi dirmi, manda il brano, hai ragione, brano finale di questa sera, sempre Delitto su carta, questa band italiana, grazie caro che mi hai messo nei testi italiani, Fuori dal tempo, vai Saiuz. E vai con la musica, vai vai vai, partito. Con la musica. Equilibrio, pronto a caderci dentro.